Reporter diffuso, buongiorno. Chi sono secondo voi i nuovi protagonisti dell'informazione? Beh, potremmo dire che con la diffusione di internet e con la diffusione di questi telefonini, delle videocamere, delle nuove tecnologie, tutti gli utenti, quindi tutti noi, possiamo diventare protagonisti dell'informazione. Allora, proprio per questo Sky TG24 dedica questa nuova trasmissione che prende il posto di Pianeta Internet, in cui cercheremo di capire come sta cambiando il mondo dell'informazione. Come sta cambiando anche internet, quindi in che direzione si sta muovendo il web, vedremo anche le testimonianze di personaggi per capire poi la rete in sostanza come entra nella vita di tutti i giorni. E infine avremo anche una parte dedicata a dei video più curiosi, cosiddetti video pazzeschi, perché non è vero che internet è così noioso come ce lo descrivono. Allora, proprio perché parliamo di reporter diffuso, questo titolo del programma che è anche un concetto molto importante, vi ho portato questi video che vedete, che sono a mio parere alcuni degli esempi più interessanti e più famosi di video registrati da utenti per testimoniare alcuni avvenimenti famosi, alcuni avvenimenti storici. In questo caso abbiamo il video dello tsunami, ne sono girati molti, ma quello che volevo darvi come mia esperienza, ecco, e come me tutti gli addetti ai lavori che magari spendono 14 ore al giorno davanti a internet, è questa. In occasione dello tsunami, i video sono stati registrati da normali turisti, diciamo da amatori, quindi non da reporter professionisti, da giornalisti professionisti, perché all'inizio semplicemente non erano sul luogo dell'accaduto. Ora, quello che è successo, ed è molto interessante da vedere, è che i video sono stati messi in internet e non sono stati segnalati, ad esempio, alle agenzie di stampa o ai siti di informazione più famosi, mentre intanto vedete anche la caratteristica, diciamo, tipica di questi video, che sono video un po' sporchi, non essendo fatti da professionisti, chiaramente sono ripresi un po' anche in modo concitato in base all'evento. Allora, questi video sono stati messi in internet nel caso dello tsunami e sono stati inviati ai più importanti blog. Che cos'è un blog? Ricordiamolo. Un blog è un sito personale, un sito fatto non da una testata, da un media tradizionale, ma da un utente che esprime la propria opinione e dà una serie di informazioni sul suo sito. Siccome gli utenti e i turisti che hanno girato questi video, nel caso dello tsunami, avevano un rapporto diretto con i blog, hanno per primo inviato il video ai loro blogger preferiti. E allora mi viene in mente Vaxi o Boing Boing, che sono dei blog molto famosi, dove video come quello che vedete in questo momento sono stati immediatamente ripresi e poi sono stati rilasciati e li abbiamo visti in tutte le trasmissioni TG più famosi. Quella che vedete adesso invece è una storia, ovviamente sono eventi molto drammatici, tsunami in questo caso sono gli attentati di Londra e la caratteristica di queste fotografie è il fatto che sono state riprese anche in questo caso da un amatore, da un utente che si trovava sotto al metrò e le ha riprese con un videofonino. È interessante notare che la foto iniziale che abbiamo visto è stata nominata foto del 2005, per cui abbiamo veramente un fenomeno in grande espansione che è tutto da analizzare. Noi come Sky TG24 e come reporter diffuso ci crediamo così tanto che abbiamo preparato un indirizzo email che è reporterdiffuso@skytv.it, lo vedete in questo momento in sovraimpressione, dove se avete dei video, delle segnalazioni o dei contributi registrati direttamente da voi, ce li potete inviare e cercheremo di dare proprio visibilità a questo fenomeno. Ovviamente poi sul blog di Sky TG24 metteremo tutti i link e siamo lì a discutere come succedeva per Pianeta Internet. Ecco, però, siccome il concetto del reporter diffuso è legato internet, andiamo a vedere quali sono le notizie della settimana, le principali notizie della settimana, per avere un'idea di come il web si è mosso negli ultimi giorni.
La settimana ha visto come protagonista ancora una volta Google. Da un lato Google ha conquistato il titolo di brand più influente del mondo nel 2005 secondo la speciale classifica di brandchannel.com. A Google in particolare è stato riconosciuto un ruolo innovativo sul fronte dei servizi offerti da Gmail, Instant Messaging a Google Earth, la mappatura del pianeta tramite foto scattate dal satellite. Dietro al motorone di Mountain View, nomi come Coca-Cola. Dall'altro lato, però, ha fatto discutere la scelta di Google di lanciare una versione censurata del proprio motore di ricerca, dedicata al solo mercato cinese. Questa versione, infatti, obbedendo al diktat del governo cinese, non consentirà l'accesso a migliaia di pagine web ed argomenti da parte dei navigatori cinesi. Non solo. Per chi vive in Cina non sarà possibile accedere alla riccia video, creare dei propri blog, né usare il servizio di posta elettronica Gmail. E se Google in questo caso si chiude, Microsoft al contrario ha annunciato nel corso del contenzioso in essere con l'Unione Europea che renderà visibili alcune parti del codice di Windows, il sistema operativo più diffuso al mondo. Anche in questo caso però da valutare la quantità, soprattutto la qualità delle informazioni che il colosso di Redmond renderà pubbliche per poter comprendere l'effettiva portata dell'iniziativa. Abbiamo sentito nel servizio che è andato in onda una notizia relativa a Google e a una censura rispetto a quello che possono fare gli utenti cinesi cercando sul motorone di Mountain View. Allora, da detto ai lavori, non posso non segnalarvi il fatto che comunque, in ogni caso, c'è la possibilità di bypassare questo tipo di filtri, di censure. E c'è un articolo su un sito molto importante di informatica, che si chiama Punto Informatico, che secondo me vale la pena di leggere perché dà un po' l'idea di tutto quello che in realtà si può fare e di quanto sia difficile censurare internet, anche perché questo è un argomento interessante per il nostro prossimo spunto, è opposto a quello che gli utenti stanno facendo, perché ci sono nuove informazioni e ve ne ho portati due in particolare che secondo me possono essere molto interessanti. Il primo sito che vediamo, Newsvine, scritto, ovviamente poi i link li vediamo anche sul blog di Sky TG24, l'indirizzo lo vediamo a fine trasmissione. Questo tipo di sito ha una particolarità. Ve lo riassumo con una frase di Dan Gilmore, che è uno dei giornalisti di tecnologia più famosi al mondo, che ha portato così alla ribalta una frase ormai storica, ed è questa: gli utenti, chi ti legge, chi ti ascolta, chi ti guarda, ne sa sempre molto più di te. Allora, partendo da questo presupposto, i nuovi siti di informazione, come quello che vedete, partono dall'idea che le notizie vengono inserite dagli utenti, vengono segnalate dagli utenti, per cui possono essere anche notizie che arrivano ovviamente da agenzie di stampa. Su Newsvine abbiamo molte notizie di Associated Press, ad esempio, una delle l'agenzia forse più importante, più grossa al mondo. Su questo tipo di sito, però, la particolarità qual è? Che le notizie, oltre a essere segnalate, vengono commentate, per cui i lettori possono diventare protagonisti di quello che è la notizia, arricchendola, modificandola, segnalando eventuali sbagli, eventuali correzioni, e poi possono anche dare un voto, per cui le notizie più votate sono anche quelle che meritano gli onori della prima pagina. Sito, come vedete, con modulo bianco, da cui si fa proprio la segnalazione, si segnala la propria notizia. Il concetto poi è molto interessante, perché ci sono siti come Dig, altro sito molto celebre, o Wikipedia, l'enciclopedia gratuita più famosa al mondo, che hanno fatto proprio questo tipo di cambiamento nell'informazione. Questo è un altro sito che vi segnalo, vi ripeto, ancora siti sconosciuti in Italia, devo dire, ed è NowPublic. NowPublic ha la caratteristica, anche lui, di permettere a noi utenti di creare la nostra notizia. Quindi vi faccio un esempio: possiamo mettere dei video come quello che vedete, registrare, fare una registrazione direttamente, caricarla su questo sito e avere così la possibilità di mettere a disposizione degli altri le notizie viste dal nostro punto di vista. Per tracciare così quello che può essere un riepilogo, quindi abbiamo all'inizio un'informazione su internet fatta dai grandi siti di informazione, pensiamo in Italia, Corriere, Repubblica e via dicendo, l'esplosione dei blog, quindi siti più personali,
E poi in questo momento il nuovo trend, potremmo definirlo, è la nascita di siti in cui l'informazione è fatta dagli utenti. È partita Wikipedia, dove addirittura c'è una libertà eccessiva, tutti gli utenti che inseriscono, modificano, cancellano articoli su questa enciclopedia gratuita, e poi arriviamo a questi siti invece in cui c'è un controllo e sono gli utenti stessi del sito, i lettori stessi, a stabilire qual è la notizia più interessante, votandola, mettendola magari in home page. Ecco, quindi, Newsvine now public. Io vi ricordo ovviamente che se avete dei siti di edizione, siti nuovi, magari per anche voi stessi, che fenomeno negli Stati Uniti è abbastanza normale, in Italia un po' meno, ma ci arriveremo, potete segnalarli sempre su questa mail che è reporterdiffuso@skytv.it. Ecco, quindi abbiamo parlato di informazione, abbiamo parlato di internet, abbiamo parlato di questa nuova figura del reporter diffuso, però alla fine il web è parte della nostra vita di tutti i giorni. Allora abbiamo raccolto una testimonianza interessante, lo faremo poi in ogni puntata con un ospite, con un personaggio. In questo caso siamo andati a trovare Cinzia Leone, attrice comica molto simpatica, e l'abbiamo chiesto qual è il suo rapporto con internet e con la tecnologia. Ve la faccio sentire. Cinzia Leone, attrice di cinema e di teatro, ha da poco aperto un blog ed è letteralmente entusiasta. Il mio rapporto con la tecnologia è un rapporto di consapevolezza da parte mia del fatto che ha un grossissimo significato nel percorso dell'umanità. Credo tanto quanto il passaggio che sono stati fondamentali per capire come l'uomo si è sviluppato, come è cresciuto su se stesso, quindi so perfettamente che la tecnologia è qualcosa di straordinariamente interessante, esplicativo proprio sull'interiorità dell'uomo, però so anche che ha un grosso limite che non gli viene riconosciuto, non è la soluzione della nostra vita. Perché l'idea di aprire un blog? Perché tanto mi hanno data, non è stata mia. Io non mi sono svegliata la mattina e ho detto mo voglio aprire un blog. Io non l'amministro, cioè pensa il blogmaster, si chiama così. Che a me, se, quando mi dico blogmaster, io ho una specie di cuoco che ha il suo cappello in testa e mi cucina la roba del blog. Però in realtà io non amministro niente, io non so fare nulla, ho imparato a malapena a rispondere. In realtà il blog è un grande canale di comunicazione. E io ho avuto in questi giorni, durante lo spettacolo e da un po' di tempo quando l'ho aperto, delle conferme affettive di stima e dei canali di comunicazione di una potenza tale che io ringrazio il Dio che ci sia il blog. Sei a conoscenza di tuoi colleghi nel mondo dello spettacolo, della televisione, che hanno dei blog che li usano per comunicare? Grillo è bravissimo, come fa? Lo invidio tantissimo, io vorrei dire, vedete pure il mio. Se te col blogmaster vi organizzate, vedete pure il mio e fate tutto, Grillo è bravissimo. Secondo te ci potrà essere una crescita di comici multimediali, cioè che arrivano alla ribalta al grande pubblico attraverso internet? Sì, certo. Io penso che ci sarà una crescita, un sacco di roba, attraverso internet, è ovvio, no? Chissà che succederà. Chissà che succederà, a un certo punto c'è un sito che ti confeziona una coperta all'uncinetto. Il 2006 sarà l'anno dei video su internet. Tu pensi di mettere in rete qualcosa o di realizzare qualcosa appositamente per internet? Sì, io penso proprio di mettere dei video proprio in rete, nel senso che prendo tutti i video che ho e metto dentro la bella rete a penna e poi ognuno ci fa quello che gli pare, so, va a pescare come vuole, non è che adesso io posso via tutti questi video e metterli su sta rete che so capace, sempre al blogmaster gli dovete chiedere queste cose, a me mi chiedete vuoi mettere i video in rete, io dico sì, ma non so quello che sto a dire. Riesci a trovare qualche ispirazione dai suggerimenti che ti arrivano sul blog? Certo, come no? E la comunicazione serve a questo, è la comunicazione dialettica, cioè serve a creare il nuovo. Qualcuno ti dice qualcosa, anche se lì per lì non te ne rendi conto, la comunicazione è inconscia. E allora io colgo, diciamo, i suggerimenti che arrivano dalla comunicazione e sicuramente li rielaboro. Non sempre coscientemente, a volte anche semplicemente... Poi mi vengono idee, ma certo che è la comunicazione viva. Internet è riuscita a realizzare quello che non ha realizzato né il comunismo né il cattolicesimo, la condivisione.
quindi è un fenomeno storico di una portata spaventosa e come vedi già la televisione ha cambiato giro, sta cominciando a utilizzare le persone normali. Da cosa si differenzia il tuo dagli altri blog? Potete domandarlo al blogmaster, Cinzia Leone, simpaticissimo. Ho anche sentito questo termine totalmente sconosciuto del blogmaster. Chiederemo se è un termine che potremmo inserire in un dizionario di informatica. Comunque, ringrazio ancora tantissimo, Cinzia Leone. Ha dato anche degli spunti interessanti sul fatto che il blog, ad esempio, dà questa possibilità anche a non addetti ai lavori. Puoi pubblicare qualunque tipo di informazione direttamente in internet. E siccome siamo in materia di comicità, non poteva mancare in Reporter Diffuso questa rubrica dedicata ai video pazzeschi. I video pazzeschi, un termine in effetti un po' improprio, però l'abbiamo ereditato da pianeta internet, sono i video curiosi che girano in rete. Allora, ve ne ho portati alcuni. Il primo video che vi faccio vedere lo consiglierei a chi vuole fare il giornalista, come cose da non fare. Abbiamo un intervistatore e un ragazzo che ha costruito quella che adesso vediamo, è una miniatura della Torre di Pisa fatta con grande attenzione, con una serie di pezzettini molto, molto piccoli, quindi immaginate il lavoro che ha fatto questo ragazzo e lo stanno intervistando perché la deve portare a una gara, a un'esposizione. Video trovato su un sito rumeno e attenzione, abbiamo questa gaffe incredibile, quindi se partiamo dal concetto di reporter diffuso, mi raccomando, questo è un primo aspetto da tenere sempre in considerazione. Questo invece è un video che ci dà la possibilità di parlare delle bufale in internet, le cosiddette appunto bufale. Vediamo un signore di una certa età che sta in equilibrio, in verticale su un dito. Allora, io non vi so dire se sia vero o meno, ho fatto un po' di ricerche, devo essere sincero, perché a me sembrerebbe sicuramente falso come video e ci sono video falsi molto famosi in rete. Però ho visto anche su alcuni siti di arti marziali che sembrerebbe che si tratti di un famoso monaco in grado di avere questa forza, questo chi, questa energia incredibile nel dito e di essere in grado di fare queste evoluzioni. Non vi so dire sinceramente se sia vero o meno, un sito per capire se ci sono bufale, se un sito è vero o falso, pensiamo a tutte le discussioni su Ronaldinho, il video di Ronaldinho dove prende la traversa 4 volte, piuttosto che un famoso video di LeBron James. È Snopes, sito per trovare le bufale. Invece, questo ragazzino si è specializzato nel far girare gli oggetti sulle dita. Allora, restiamo quindi in materia di dita e iniziamo a pensare che forse il video che abbiamo visto in precedenza, come vediamo, questo ragazzo fa girare un piatto, fa girare dei libri, girare di tutto su un dito e quindi iniziamo a pensare che forse ci sono persone in grado di fare questo tipo di evoluzioni. È quello delle nicchie. In pratica esistono, grazie a internet, delle, possiamo chiamarle specialità un po' particolari che vanno dal far girare, come vedete, un'enciclopedia su un dito piuttosto che a fare castelli di bicchieri in rapidità, che è il cup staking. E internet ha dato spazio a tutto questo mondo un po' sommerso. E un sito che vi voglio consigliare è un DVD che è uscito, Book of Cool si chiama, e raccoglie un po' tutte queste particolarità, queste acrobazie, come il ragazzino che stiamo vedendo in questo momento. Allora, dovete sapere che un po' di tempo fa, sul blog di Sky TG24 e in trasmissione su Pianeta Internet, avevamo fatto vedere il campione del mondo di Yo-Yo, che era un ragazzo asiatico che faceva delle evoluzioni incredibili. Però io vi invito a guardare questo ragazzo che è veramente incredibile come abilità. Io pensate che non so neanche far andare uno yo-yo, quindi immaginatevi quella che può essere l'invidia. Questo sito, ne approfitto della prima puntata di Pianeta di Reporter Diffuso per ringraziare Fabrizio Pini che ce l'ha segnalato ed è in effetti una vera chicca. Guardate che acrobazie che fa, incredibile davvero.
su questo tipo di video vi volevo segnalare anche quello che è il fenomeno dei video in questo momento in internet, che sono proprio questi siti che raccolgono video. Pensate che YouTube in questo momento, uno dei siti più famosi di video, raccoglie tra i 20.000 e i 50.000 video tutti i giorni, e abbiamo Google con Google Video, MySpace, altro sito gigantesco, Grouper, ne nascono in continuazione, dove raccolgono video come quello che vedete, questa specie di scarpe motocicletta, che non sapremo come definire, appaiono su questi siti e poi vengono votati, visti dagli utenti, in base alla loro piacevolezza diventano più o meno famosi. Noi per il momento ci fermiamo qui. Abbiamo tutta la settimana però per vederci sul blog di SkyTG24, skytg24.blogs.com. Naturalmente vi ricordo reporterdiffuso@skytv.it, che è l'indirizzo email a cui ci potete scrivere. Per oggi è tutto, ci vediamo la prossima volta. Ricordatevi, reporterdiffuso@skytv.it, alla prossima puntata di Pianeta Internet. Questa è Sky TG24.